Buongiorno. Oggi abbiamo un musicista. Oggi abbiamo ufficialmente. Ciao. Ma giralo però. Lo giro, certo. Ah, perché hai ripartito te? Abbiamo un regista, abbiamo presentato il nostro regista, noi siamo registi, i miei amici stanno perfezionando sempre di più. Sì. Ma la mogliere la cosa però. Non lo so, ora ho fatto il certo male spalle alla strada, non riusciamo a vedere il 88 che passa. Ve lo dico io. Anche i commenti, vedi. Ragazzi, c'è tante cose oggi. L'ho portata. Ma perché te la portavo? Però ce la assaggiamo una volta. Poi siamo già mangiata ieri. Certo. Diciamo che l'abbiamo fatta qui, tagliare il coso. Ragazzi, è speciale. Stato. Com'era? Ne fanno un'altra. La prima altra sarà a caso, abbiamo detto, scusa. Allora, ci sono un sacco di notizie, oggi ci sono tante, Fatti anche più avanti. Venga, qui verso di voi, si accomodi, non prendere neanche una seggiola e mettere il non vi prendo. Sono asciutte. Allora, se... arriva India, uno dice, sa com'è India. In ambulanza ci dicono l'infermiere e non il medico. Proteste nel versante orientale per ipotesi di riorganizzazione del 118 dello Stato. Proposta inaccettabile. Così. Eccolo. Così si allungano i tempi di intervento e si rischia troppo. In pratica così è la notizia situata a Gemini all'Isola di Elba è che in vista dell'estate c'è una forte preoccupazione perché nel versante orientale, quindi il nostro Portazzurro Capoliti e io, che in alta stagione c'erano circa 80.000 turisti, non ci sarà la solita ambulanza con il medico a bordo. Sta arrozzando di là su. Sta arrozzando. Buongiorno. Ricordi la presentazione di oggi. Guarda. A chi è sì? Scacciavia regalato. Sembra! È una novità. Mangio. Metti a posto. Allora, va avanti. Ricordi la presentazione del libro del tuo socio? A per di pazienza, scusate, ma un momento di pausa. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Insomma, sembra che non ci sarà la solita ambulanza con il medico a bordo. Ma solo un'ambulanza attrezzata con un infermiere. Con l'infermiere. Pannerei per dentro. E il vice sindaco Marcello Tovoli dice non si capisce su che base venga fatta questa scelta. Sì, ma fammela assaggiare. Ma faremo sentire quindi nei prossimi giorni la nostra voce. Quindi ragazzi. Tame. Oh! Vieni un po' qui! No, una cosa devi fare. Assaggia un po'. Passerei qui. Senti com'è? L'abbiamo fatta noi, Non è la pioggia bianca, è la torta di Cosimo dei Medici. No, non è la cara, buona, Ok. Vai, ciao. Leonora, bella questa, zio. Questa è così, se funziona così. Vieni qui. No, grazie. Vieni qui. Pensava gli vendessi qualcosa. Questo ci passa più da domani. Non è gli occhi. Passava tutte le mattine, abbiamo perso. Chi? Una signora. Una signora di lui. Isabel, buongiorno. Allora, nel frattempo sempre Marcello Tovoli dice l'elicottero Pegaso potrà atterrare a Campo Sportivo. Oggi si parla di tutte queste cose lì. Poi, malattie reumatiche c'è un convegno, quindi c'è dolore, va al convegno. Sempre dentro l'ambulanza. Ti fanno un check-up da più a Porto Ferrari. No, basta. Zanardi al teatrino, sapete qualcosa? Sì, oggi c'è Zanardi al teatrino con i bimbi nostri. Ah, bella sta cosa. Che appunto è pubblicità da tutti. Cazzo. Sì. Però dopo c'è un articolo su Zanardi. Segreto, qui. Ho visto Argonari, ci sono quattro le cose. Davvero? Ma perché? Sì, no! Il l'ha nessuno. Comunque, i bimbi nostri, ma sono i bimbi nostri. Sì,
Edoardo ha detto, stranamente. Pensi che non è che sei inventato. No, è una cosa. Ok, non mi ha detto nulla. Parli no, questa è la Morgana. E guarda, c'è non ce l'ho, non ce l'ho perché è la Morgana. Ah, forse è la Morgana. Non allora, vi... allora la Morgana. Quindi, oggi mi raccomando, malattie reumatiche, bisogno di convegno, mi dice dove vada lì, che mi ha detto. Jessica, bello il tio. Allora, ferito uno scooterista, Thomas, e poi il grande saluto a Donatello Martorella, davvero tantissima gente, giustamente. Probabilmente ieri c'era il gota del calcio. Oh. E poi ci sono due interviste. Bulgaresi che vuole restare, 10 anni per risanare, ora vogliamo più un altro. Ci abbiamo risanato, ora vogliamo decollare. Barbi, ridiamo a Marcianesi il senso della comunità. Quindi due candidati a confronto. Poi lettera firmata a 110 docenti urbani, siamo tutti colpevoli. Mobilitazione delle scuole dell'isola per Rosa Maria Dell'Aria. La professoressa sanzionata per il video sul detenuto di sicurezza di Salvini. Ieri si sono arrabbiati, hai visto? Sorpresi a Capoli, tanto per cambiare. Strano. Tanto per cambiare. Capoli sorpresi perché Luigi ha scritto un post e ha avuto un lapsus freudiano. Diciamo un lapsus facebookiano. Facebookiano. Un lapsus facebookiano. Ha scritto sindaco. Ha scritto sindaco, ha corretto. Ha corretto, ma montagna, pronto lì, tracchiti! Ha fatto lo screenshot. C'è sempre preso a noi. Ha fatto lo screenshot, allora poi gliel'ha messa. Voglio che correggi, capito? Guarditi! Allora, no, se ieri è stato... un casino. Io dico che sono passato alla svelta. Ciao patatone, vieni qui. Mi sentivo, vieni qui Luciano. Sono passato alla svelta al 26, ma no. Luciano ci fa un test. Un terzo. Un terzo. Allora, assaggia sta torta, l'ho fatta io, dimmi un po' com'è. Addio. Fatta lui, eh. Cos'è secondo te? Vai, ci sono altri possibili. Bravo, come una specie di... fruitori. Di schiaccia. Ubriaca, ma non è. No. Assaggia un po'. Allora, tempo qui, pittino. Sì. Dopo si sente male? No. Tra un po'. Com'è? Assaggia un po'. L'ho fatta io, dimmi un po' com'è. Cosa ti sembra? Schiaccia di là. Non è? Non è. Sembra, ma non è. No. Ho detto. Sembra talco, ma non è. Certo, a dare la... È stato bravo? No. Grandi, non le faccio è castagnaccio. Ti piace? Buonissimo. È castagnaccio. È bello, sì. È l'onora serena, la stai mangiando solo te. Sì. Come la sto andando a fare. Allora, dai due candidati neanche una parola sul porto di Mola. Sì, approviamo. Capoliveri, però non hanno parlato ancora sul porto di Mola. Eccolo qui, da Alex Lanardi, in bocca al lupo al campioncino urbano Maurizio. Grande Alex, sempre presente. Grande. Fantastico, ecco. Oh, diceva Silvio Buano, oggi pomeriggio. Ha detto Pachi che non posso consumarla dentro. Allora. Sono gli sbricioli. Qui c'è una straia di roba. Ci sono le formiche che sono partite lì di fondo. Poi ci pensa Stix. Allora, oggi 17:30, adesso la saletta della Gran Guardia. Portoferraio 17:30, saletta di Portoferraio, Gran Guardia, è tutto, presentiamo Divo Gentili, il sorriso velato, venite perché è importante che lui parla di scuola, quindi parla di questo difficile rapporto che c'è spesso tra insegnanti, alumni. Ora, prima non c'è, prima non infatti, era così, infatti, ora, prima ci costavo. Questa scuola era un'occhina, andava tutto bene. Bravo, questo contesto. Ora ti denuncio, ti stacco il mio figliolo! Infatti, questo contesto che è cambiato. Il mio figliolo c'ha sempre ragione! E qui c'è questo preside. Non urla perché c'ha le turbe psichiche, se no, capito? C'è questo, sì. C'è questo preside, capito, Lorenzo. Capito, ma sono in diretta. Vieni qui! C'è ah, ci guardi, ah, c'è Sergio. C'è questo pezzo di Lorenzo Baldi che si dovrà gestire situazioni come bullismo, come anche rapporti con gli scienziati. Insomma, belli di vedere questa presentazione. Vi aspettiamo 17:30 della UG e della UG saletta della Gran Guardia, Portoferraio, martedì, si dà buono, tipo gentile, presentazione. Allora, di Stix che ancora cucina addosso, no? È che ho l'occhio pippottino io. Niente, più perso di mezzo gli occhiali. Devo trovare la lente, finché non trovo la lente sono un po' disperato. Ah, devo trovare la lente. Quindi, ma l'oroscopo? L'oroscopo è giusto, stavo cercando. Ma
Allora, Scorpione. Io ne avevo mai visto, l'avevo detto io. Scorpione, perché dice cambia lavoro lui, no? Ghiotti, sì. Allora, Scorpione, basterà un successo anche modesto nel lavoro per darvi la spinta che occorre ad agire. Vincerete gli ultimi timori. L'assaggio è un pezzo di tutto. Momenti di tensione. Non abbiamo fatto nulla. Momenti di tensione in amore. Eh? Momenti di tensione in amore. Ma magari fosse in tensione. Rifletteteci sopra. Perché sei Mughini? Mughini, che sei? Che sei? Il cielo! Capricorno! Capricorno! Fate qualcosa di migliorare la vostra situazione. Rizziero è buon gustaio. Io dice che cos'è secondo te? Con la quarta. No, ma è strano. È pericoloso. È strano. No, stanno mangiando. Ma stanno mangiando, ti dico, è una cosa grassa. Fidati di me. Ah, un'oretta che ha mangiato. Il gallo di fiducia ci hanno, Perché se lo vedo andare di corsa via. Pensa un po'. Andiamo un po'. Però pesci, che ci ho messo? Bravo, è più buono. Non improvvisata. Cercone, la pensiamo come te. Viva la Susina, siamo perfettamente d'accordo. Questo l'ho chiamata la torta di Cosimo Di Medici. Pesci, buona. Che buona zia, ragazzi. Chi è Pesci? Ah, Simonetta. Tu che segno sei? Rubinetto, lo segno sei? No, Fate. Vado. La vostra attività si impegnerà poco, ma allora sarà ugualmente faticosa. L'organizzazione del lavoro una prima settimana sarà... Ciao! Visto. Svago. Simonetta, ti devi svagare. Ripositi. Rilassati. Grazie, non è una... Va. Sì, è possibile niente. Trombate. No, ti ringrazio, sono dietro. Oh. Allora, quando la cominci, no? Dove vai? Oh, vieni qui. Ma dove vai? Ma è presto. No, quando la rifai, ha funzionato, Ma scusa, ma portatelo questo, no? Ma questo è il mio. Ragazzi, la porta. Ma perché? È durante la mattinata. No, perché questo è tuo? Che più piace a me, lo voglio faccio la collezione, bene. Faccio la collezione. Oh, me ne trovalo!